I risultati danno presenze in crescita addirittura rispetto al 2019, che per noi è stato l'anno top prima del Covid. Quindi Città del Natale che si è estesa, che ha consolidato la sua grande vitalità e che ha portato risultati significativi. L'edizione 2022 di Arezzo Città del Natale è stata senza dubbio l'edizione dei record, come raccontano i dati monitorati dalla Fondazione Arezzo in Tour, che traccia un bilancio del lavoro svolto. Abbiamo avuto, confrontandolo con gli anni precedenti, un'ottima tenuta nella seconda parte del Natale, che voi sapete che liberandosi Piazza Grande, quindi venendo meno al mercato tirolese, viene meno una parte importante della manifestazione. Quest'anno ha tenuto molto bene anche nei giorni feriali, tanto che per la prossima edizione ragioneremo anche sull'opportunità di allargare le giornate di apertura. Sono circa 55.000 le presenze alberghiere registrate nel periodo della manifestazione, mentre sono tra le 74.000 e le 78.000 quelle stimate complessivamente con l'extra alberghiero nel periodo che va dal 1 novembre all'8 gennaio. Uno studio di Banca d'Italia attribuisce un valore di circa 109 euro per ogni turista che soggiorna in una città. Se moltiplicate, arrotondando per difetto, 100 euro per 74.000 presenze, il conto è presto fatto. A questo poi ci va aggiunto tutta una serie di presenze che sono quelle dei camper, quelle dei pullman, il turismo mordi e fuggi. Oltre 2.000 poi biglietti staccati per ammirare il planetario, circa 500 quelli unici per la visita ai musei cittadini. Evidentemente chi viene per la Città del Natale poi sa che ci sono i musei, sa che ci sono cose da vedere e si ferma anche a vedere quelle. Importanti dati che fotografano il posizionamento di Arezzo sul mercato turistico italiano nel periodo monitorato dal 15 ottobre 2022 al 4 gennaio 2023. Arezzo è la 36esima destinazione turistica in Italia e la seconda per crescita della domanda. Non c'è dubbio che la Città del Natale è quella che attira l'interesse per questa città da parte di chi non c'è mai venuto, c'è venuto soltanto per pochi minuti per motivi di lavoro. Vengono con le famiglie molti a vedere questa attrazione e poi tornano con calma a godersi il resto della città. Quindi è un trigger che fa partire un qualche cosa. Il nostro obiettivo è quello di allungare questo periodo di grande affluenza anche a mesi nei quali tradizionalmente non c'è una grande presenza. Numeri dunque importanti che hanno portato però anche ad una serie di conseguenze da gestire, una su tutte la pressione sul sistema dei parcheggi aretini. L'utilizzo dei parcheggi è stato particolarmente rilevante nel parcheggio Baldacci, nel parcheggio Mecenate, oltre che negli altri. Questo dimostra che il lavoro fatto assieme alla Fondazione Arezzo in Tour ha funzionato di informare colui che viene ad Arezzo di dove parcheggiare in Arezzo, quindi per cercare di intercettare in un qualche modo l'informazione per poi arrivare a destinazione in maniera comoda. Questo è il punto per evitare la cosiddetta confusione del traffico. E sempre di più lavoreremo su questo schema.